Visita oggi il mio nuovo store online www.xyuder.it. Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata. www.xyuder.it, mi raccomando, e ovviamente codice creator Xyuderone. E adesso video. Volevo comunque completare insieme a voi la sfida mazzi classici. Ce ne mancano due. Andiamo a dargli un'occhiata, vediamo se riusciamo per caso a chiudere, a winnare e ci rilassiamo un attimino. Contro Dierto, Oddio, questo qua è il deck del... questo qua è partito... Ma come si permette? Cacciatore cattivissimo, ragazzi, sulla mongolfiera, avanti ancora. Vai. Da solo intanto il Royal, da solo il Royal dietro il cacciatore che può tirare una porco Giuda, una pompata devastante sulla torre. Poi il cacciatore che va a sparare sulla torre di sinistra, io volevo dire sul mega sgherro. Oh my god, e perde la torre. Ciao Barbagianni, ciao bello. Oh my god. Piano, piano. Tenterei un cycle. Merda, questo è un problema. Oh, assolutamente bisogno del cacciatore che dia una mano. Io farei sinceramente a 9 di Elisir, farei la porcheria. 7, 8, andiamo. Devono loccare sul... tutta la vita, tu... Minchia, è esploso. Boom, via anche gli scheletrini. Avanti. Bellissimo. Intanto il gigante Royal centrale. Mega sgarro che continua a spostarsi. Noi dobbiamo stare attenti semplicemente al suo prossimo mastino lavico che dovrebbe essere giocato sul ponte. Non ne sono certo. Vediamo un pochettino cosa succede. 8, 9. Stiamo chiudendo la sfida mazzi classici di Clash Royale. Non so se lui si sia arreso oppure no. Comunque cacciatore sotto. Di nuovo attenzione. Non so come voglia giocare la mongolfiera e se la vuole giocare soprattutto. Ma lui, se non la gioca, non lascio di certo loccare il... Penso che si sia arreso. Let's go. Boom, giù la torre di destra e abbiamo i tre scheletrini che stanno facendo il grande devasto e va a perdere la torre centrale. Questo è il gran modo di giocare indicativamente il deck con il gigante Royal e il pescatore. Ci guadagniamo intanto buono. Ci guadagniamo intanto 2500 di gold e io direi, prima di andare all'ultima partita, apriamo i tre argentini. Argentino numero 1, 147 di gold, Jolly 19 e 2 per 3 moschettieri. Argentino numero 2, piano, 157 di gold, 18 Jolly e 3 gabbie per goblin, not bad. E argentino numero 3, 166 di gold, ancora dei Jolly e 2 torri inferno, easy, 86.630, signori. Io direi di andare dentro e provare l'ultima partita per chiudere la sfida mazzi classici e vincere il baule epico. Ok, il pecca ram. Abbiamo pecca con ariete da battaglia. Io apro subito col pecca dietro. Potevo giocarlo un quadratino più in... Sa tutto. Sa tutto, qua perdo la torre. Io non andrei più a difendere perché non perdo la centrale, ma ho già perso quella. Quindi easy. Ha fatto la grande giocata. Qui dobbiamo assolutamente andare con la rete da battaglia. Oddio, ho missato i due sgherri. Qua fa male il contrattacco. Qua fa veramente male il contrattacco. Sbam. Porco mondo. Io direi che fa malissimo questo contrattacco. Avanti ancora con il principe nero. Che può andare a fare la seconda torre insieme al barbaro. E avanti di nuovo. Io adesso qui mi fermerei un secondo per cercare di valutare la situazione, perché qua abbiamo fatto una clacciata devastante. Ok, mastino lavico per lui e lui ha la mongolfiera e questo è un grande problema. Fuori legge, devo aspettare, non posso fare nulla. Ionni 97, quinto mese. Stregone. Spero che non mi gioco. Ok, oggi ha sprecato la zap lui. Ha sprecato la zap, easy. Intanto la fuorilegge è andata là. Ciao Ionni, ciao bello.
mamma mia che counterata, ragazzi. Attenzione perché la fuorilegge sta distruggendo tutto quanto. La rete da battaglia sulla destra per tentare la ripartenza. E vediamo se c'è la ripartenza. Vediamo se c'è la ripartenza. Let's go! Let's go! E andiamo a chiudere la sfida deck classico, come avevo detto nel video precedente di YouTube dedicato a Clash Royale. Ci apriamo questo baule magico, ricompensa più che meritata. 1696. Sbam! Abbiamo un Jolly per la leggendaria. Una recluta. 4 palle di neve. 18 arcieri pirotecnici. 50 scheletrini, 21 capannelle, dammi la furia, dammi la furia. 11 poison. Peccato. Direi di fare subito una cosa. Visto che con... ormai sto potenziando il dragone. Info. Sbam. Dentro il jolly sul dragone. Easy. Dentro il jolly sul dragone. Signori, drago inferno. 10 su 20. Furia 115 su 200. Cerchiamo un po' di ladder. Cerchiamo un po' di ladder. Con calma. È un Dark Wizard dei Mexicali Power. Vediamo come gestisce. Subito così lui proprio. Andiamo a difendere. Golem di Elisir davanti. Potevo anche non zapparlo, eh. Potevo anche non zapparlo. Ripartiamo, 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 ripartiamo. Gli bruciamo il drago inferno. Rimane vivo per un millimetro il mio drago inferno. E lui con l'arciere pirotecnico giustamente me lo va a togliere. Ci può stare. Ci può stare, ci può stare, ci può stare. Andiamo in difesa con i barbari scelti. Attenzione all'arciere pirotecnico di là. Dovrebbero fermare tranquillamente il suo mini pack. E lui apre con un... con un cavaliere nero, quindi. Vediamo un po' cosa riescono a fare i due barbari sul cavaliere nero. Direi di preparare subito intanto il drago elettrico. Ok, nel momento in cui poi va ad attaccare davanti con il golem di Elisir. Mini pecca di nuovo per lui. Togliamo con le frecce l'arciere pirotecnico. Fantastica anche la giocata che prende il suo spiritello del ghiaccio. Nice. Guaritrice davanti. Vediamo se riusciamo a difendere ancora un pochettino. Qua potrei perdere purtroppo la torre. Credo che la perdo. Ci sta. Peccato. Torre persa. Ma guaritrice che torna indietro in realtà. Questa mi permette di tentare un'apertura. È un'apertura pericolosissima questa. Potrebbe anche non funzionare. Vediamo cosa succede. Lo immaginavo che fosse troppo pericolosa. Lo immaginavo che fosse troppo pericolosa. Va bene. Abbiamo comunque fermato il suo principe nero. Non è un problema. Lui mi va a giocare Log Rider di qua. Ma ci sono in realtà le torri. Che... peccato che mi prenda anche il golem di Elisir. No, invece mi missa il golem di Elisir. Attenzione. Ciao Ale, grazie mille. Credo che partiamo a questo punto. Frecce, frecce, frecce. Easy. Golem di Elisir ancora centrale. Aspetterei il drago elettrico. No, guaritrice, guaritrice, guaritrice. Qua comincia a diventare un problema per lui perché c'è un sacco di golem davanti. Vuoi giocare i barbari? Vuoi giocare i barbari? Spostiamo il mini pecca, spostiamo il mini pecca. Peccato che non posso fare nulla sull'arciere pirotecnico di là, ma non è un problema in realtà. Fermiamo lo Grider che dovrebbe giocare adesso in apertura. Eccolo. Easy. Easy. Nice. Nice. Direi che non è andato male.